Si moltiplicano a Pesaro le segnalazioni relative allo stato di vegetazione incolta che imperversa su alcune piste ciclabili cittadine. Su tutto il tratto di Bicipolitana 3 che costeggia il fiume Foglia, nel lato in prossimità della Torraccia. Da settimane l'erba ha invaso il tratto ciclabile e non mancano i pesaresi che segnalano all'amministrazione comunale lo stato d'abbandono. Aspes SPA, deputata alla cura del verde pubblico in città, rassicura che l'intervento di taglio è imminente. Questo è un intervento programmato per domani. Effettivamente siamo arrivati lunghi, c'è da tenere conto del fatto che abbiamo avuto per questo taglio, che è il taglio più importante di tutta la stagione, un ritardo di circa 3 settimane dovute al cattivo tempo. È piovuto per 3 settimane di fila. Quando siamo partiti il lavoro non è stato poi così agevole, perché l'erba era comunque già alta in tutte le zone della città ed è rimasta indietro la ciclabile sul lungo Foglia, che parte dalla zona del porto e arriva fino al galoppatoio dopo la vitrifrigorina. Quindi si possono rassicurare che ci sarà, e già da domani i nostri addetti sono lì al lavoro. Come dico sempre, purtroppo l'erba cresce tutta in una volta, ma non si riesce a tagliare tutta in una volta, e quest'anno in modo particolare abbiamo avuto le difficoltà dovute al maltempo che è perdurato per buona parte del mese di maggio, con le prime settimane di giugno, e soprattutto dal fatto che c'è stato il fenomeno dell'esondazione che in qualche modo ha rallentato di tanti lavori. La città è molto grande, l'estensione è grande. Per dare alcuni dei numeri, ogni taglio prevede 1.600.000 metri quadri di taglio di erba, suddivisi in oltre 450 aree, quindi sono tante, perché Pesaro va da Ginestreto fino a Novilara, passando per Fiorenzuola di Focara e poi tutti gli altri quartieri, il centro storico, via dicendo. 70 km di sinistra dagli urbani, 12.000 metri quadrati di metri lineari di siepi. Insomma, per dire, abbiamo dato ovviamente precedenza ai parchi pubblici più frequentati, e domani chiudiamo questo ciclo di taglio, poi ricominceremo con la ciclabile.